Ciao a tutti Cuggi, ben ritrovati alla vostra Andrenica Montoni in questo nuovo video di Nazum Eleven. Siamo al settimo capitolo. Capitolo 7. Il ritorno della leggenda. Oh, mo sì. Questo sì. Finalmente si avverte il mio sogno. Parteciperò a Football Frontier, il torneo nazionale. Chissà quale incredibile avversario dovremo affrontare. Wow, non vedo l'ora. Mark, è arrivato il tabellone del torneo, andiamo a vederlo nella sede del club. Davvero? Andiamo! Che c'è, Mark? Niente, mi sembrava che ci fosse qualcuno. Ci fosse qualcuno? Strano. Ah. In effetti qualcuno c'era. Ma andiamo intanto alla sede del club. Almeno vediamo chi è la nostra prossima squadra. Quella era la Shuriken, se non sbaglio, ninja. Mi sembra si chiamasse Shuriken. La fantasia galoppa. I nomi belli vengono dalla seconda stagione. I nomi, le squadre con i nomi un pochino più belli. Anche perché comunque sia sono nomi che vengono da galassie, da pianeti, da roba, insomma, che si trova nello spazio. E a me la scienza affascina un sacco. Quindi, probabile che sono un pochino più di parte quando si tratta di nomi, di costellazioni e cose varie. Però la seconda stagione davvero mi è piaciuta un sacco. Mark, ma dov'eri? Non capisco perché devi occuparmi di tutte queste faccende. Sally oggi non c'è, quindi tocca a te. Anche questi sono compiti della manager. Scusa, volevo dire grazie mille, Nelly. A proposito, Celia non si è fatta più vedere dopo la partita contro la Royal Academy. Sarà un po' scossa dopo aver rivisto il fratello. Magari pensa che non vogliamo più rivolgerle la parola. Celia, avete intenzione di chiacchierare a lungo? Io non ho tempo da perdere come voi. Venite qui a vedere il tabellone. Allora, cos'è? Abbiamo sì la Shuriken, poi contro la Farm andremo, poi contro la Kirkwood e infine contro la Zeus. Betta Academy? Cioè ci sono tantissime squadre che non ho mai visto. Tipo, quella in alto non si legge, Mangrove, che dovremmo forse affrontare in un altro gioco. Forse nel terzo la affrontiamo. La Global, la Celestial, Grace, Halide, Alos, mi sembra. Decorum, Mechatech. Shuriken che affrontiamo in questo turno. Ci siamo noi, Batta Academy e Farm. Dunque, il nostro prossimo avversario è la Shuriken Junior High. La Shuriken, quanti ricordi. Allenatore, conosce la Shuriken? Come potrai dimenticare? È una delle squadre che abbiamo affrontato nel torneo nazionale ai nostri tempi. Davvero? La Shuriken si allena sulle montagne e tutti i giocatori sono esperti di tecniche ninja. Per questo sono veloci come il vento. Hanno ottime capacità e ricordo che al tempo per noi è stata molto dura. Credo che attualmente le vostre possibilità di vittoria si aggirano sul 50%. 50%. Non voglio sentire questi discorsi, dovete vincere a tutti i costi. Lei è qui per questo, no? Certo, certo, non ti scaldare, signorina. Ricordo che David mi si appunta una tecnica segreta con cui riuscimmo a battere la Shuriken. Se riusciamo a sfruttarla al meglio, abbiamo ottime possibilità di vittoria. Noi vecchie glorie dell'Inazuma possiamo insegnarvela. Vecchie glorie? Intende dire che potremmo giocare contro la leggendaria Inazuma? Per allenarvi al meglio prima della prossima partita, credo sia la cosa migliore. Ma vi avverto, il nostro allenamento non sarà una passeggiata. Siete sicuri di potercela fare? Certamente. Poter affrontare la leggendaria Inazuma è un grandissimo onore per noi. Non è vero, ragazzi? Sì! Questa è la risposta che volevo sentire. Molto bene, allora proverò subito a contattare tutti gli altri. Voi intanto andate a campo ad allenarvi. Evviva! Di certo nella leggendaria Inazuma ci saranno dei giocatori fantastici. Chissà che tecniche formidabili conosceranno. Non sei curioso, Axel? Sì, sì, ma datti una calmata. Ma come, non sei emozionato anche tu? Ma...
non saremmo stati un po' imprudenti ad accettare e sarà duro giocare contro di loro. Ma se seguite le loro istruzioni diventerete molto più forti, potreste vincere il torneo. Nel tabellone c'è anche la Kirkwood e spuntarla con loro non sarà per niente facile. Ma che stai dicendo, Axel? Il nostro obiettivo è la vittoria finale. Non importa se i nostri avversari sono la Kirkwood o qualcun altro, noi batteremo chiunque. Sì! Sei sempre solito, invece di perdere tempo in chiacchiere, andate subito ad allenarvi. Hai ragione. Andiamo, Mark. I giocatori della Shuriken sono veloci come il vento, non è vero? Voglio proprio vedere se corrono più di me. Mi allenerò con tutte le mie forze fino al giorno della partita. Ben detto, andiamo al campo. Ok. Andiamo ad allenarci. Nathan viene con me, va bene. Qual è il problema? Allora, ragazzi, sapete che faccio? Provo ancora una volta a vedere se si riesce a trovarmi talisman. Deve trovarmi talisman, dai. Ma è reclutabile in questo gioco talisman? Sì, è reclutabile. Oh! Ho da fare! Sì. Quindi? Il campo è inagibile al momento, stiamo facendo i lavori per ordine del signor Raimon. Eh? Non ne sapevamo niente! Mark! Vabbè, era Silvia, pensavo fosse il signor Hillman. Che c'è, Silvia? Il signor Hillman ha appena parlato al telefono con le altre vecchie gloria dell'Inazuma. A quanto pare, di loro non hanno intenzione di collaborare per aiutarvi con l'allenamento. Ecco, mo vi dico una cosa. Mi sembrava troppo bello. L'allenatore è infuriato, come facciamo? Ma perché? Come mai non hanno voluto accettare? Ci sono. Andrò a chiederglielo io stesso. Gli farò capire quanto è importante per noi e risveglierò loro la passione per il calcio. Mark, ma come farei a metterti in contatto con loro? Anche se lo chiedi all'allenatore probabilmente non ti vorrà aiutare adesso. Accidenti, ci sarà qualcun altro dell'Inazuma Eleven che potremmo contattare, no? Mark, che ne dici del signor Sweet? Anche lui faceva parte della squadra. Forse può aiutarci. Hai ragione, corriamo al campo sul fiume. Vi provo di nuovo a parlare con l'allenatore. E così quello sarebbe velocissimo, Nathan Swift. Sono proprio curioso di vedere se è più veloce di noi. Sei d'accordo, sai? Sì, maestro. E quel tipo che urla sempre è il capitano della Raimon, Mark Evans. Evans? Capisco. Le cose si fanno interessanti. È certo, perché chiunque si chiami Evans è per forza collegato a David Evans. Che c'è, Mark? Ma quella era Celia! Niente, continuo a sentirmi osservato, ma deve essere una mia impressione. Vai da Sweet al fiume. Ok, la parte difficile non è ancora questa. Quando sarà il momento ve la dirò, perché dissi che... Vi avrei detto quale sarebbe stata la parte che non sapevo minimamente come fare. Poi vi spiegherò nel dettaglio come ho fatto a risolverla. Capisco. Aspetta, Celia! Stavi raccogliendo informazioni su Inazuma Eleven per noi? Non pensare a quello che è successo con Jude. Lo so che è dura, ma... Senza di te noi non possiamo andare avanti. Ti prego, torna a lavorare con noi. Mark, davvero... Davvero posso ancora essere la vostra manager? Ma certo, sei uno di noi! Mark, ti ringrazio. Quando prima ti sentivi osservato, forse si trattava di Celia. Dici? Non ne sono sicuro. Avete finito di parlare? Signor Sweet, secondo le ricerche di Celia, tre che hanno rifiutato sono Yosemite, Glaston e Wilder. Devo dire che la cosa non mi sorprende. Erano i più testardi anche 40 anni fa. Yosemite, Glaston e Wilder. Soprattutto Wilder, lui era il cannoniere dell'Inazuma. Era il più cocciuto di tutti e spesso litigava con il capitano Hillman. Ma senza di lui la vera Inazuma Eleven non sarebbe mai esistita. La vera Inazuma. La sua tecnica ali di fuoco. Oh, bella questa, bella! Potrebbe essere la chiave della partita contro la Shuriken. Ali di fuoco è la tecnica che trovano David Crow appositamente per battere la Shuriken. Immagino che Hillman volesse insegnargli proprio questa tecnica. Ali di fuoco, che tipo di tecnica è? Chi è là? Mi hanno scoperto, mi dileguo. Cos'è successo? Ehi, fermo lì! Mark, quello era uno studente della Shuriken. Avrà sentito quello che dicevamo sulla tecnica ali di fuoco?
La shuriken. Proprio come pensavo, corrono come il vento. Stai attento, Mark. Stanno di certo tramando qualcosa. Dobbiamo sbrigarci a chiedere aiuto al signor Wilder e agli altri. Mark, questi volevo darteli più tardi in privato, ma ormai... Ecco a te, prendili pure. Ok. Sono i miei appunti con le informazioni ottenute dal signor Sweet. Puoi reagire ogni volta che vuoi selezionando dal menu oggetti. Mi spiace, nemmeno io dispongo di informazioni dettagliate, ma forse tramite questi appunti puoi ricavare degli indizi per trovare quei tre da solo. No, no, sono molto utili, davvero. Grazie mille per il tuo aiuto, Celia. Di niente. Io torno alla sede del club. Manco da un po', per cui sarà sicuramente un sacco da fare. Farò del mio meglio per raccogliere qualsiasi altra informazione che possa esservi utile. A più tardi. Bene, andiamo a cercare le vecchie glorie. Diamo un'occhiata agli appunti e decidiamo da chi cominciare. Mark, che stai facendo qui? Io non è che posso fare la voce più seria o meno se il personaggio non lo vedo. Ah, signor Smith. Mark racconta tutto a Smith. Capisco, come pensavo. Che vuoi dire? Non sapevo se dirvelo, ma arrestando Ray Dark durante la partita con la Royal Academy, pensavo fosse tutto finito. Purtroppo però è stato rilasciato poco dopo per mancanza di prove. Eh? Dark è di nuovo libero! Forse allora è per questo che gli altri non vogliono aiutarvi, hanno paura di lui. Paura di lui? Anche voi lo conoscete? Io continuerò a seguire le tracce di Dark. Per te sarà difficile convincerli, Mark, ma devi provarci. Dark, che cosa avrà in mente adesso? Mark, anch'io sono preoccupato, ma è meglio che di questa faccenda se ne occupi il signor Smith. Noi pensiamo a trovare le vecchie glorie. Andiamo! Ecco. Io due di loro mi ricordo dove sono. Per la terza vedrò gli appunti. Io, durante questa parte, in giapponese, non avevo la benché minima idea di dove andare. Allora, intanto andiamo alla torre. Ehi, ciao, ancora tu? Eh? Che vuoi dire? Non avevi detto che dovevi andare alla torre per incontrarti con il vecchietto che canta? La torre? Mark, c'è qualcosa che non va. Andiamo subito a controllare. Ecco. Io arrivato a questo punto dico, magari qui c'è qualcosa da fare. Però non avevo la minima idea di cosa fare. Perché giravo senza una meta precisa. E la torre è l'ultimo posto che visitai la prima volta che feci questa parte del gioco. In giapponese, ovviamente, perché in italiano è abbastanza palese quello che c'è da fare. Ci sono anche gli appunti. Ci misi, non so, 3-4 giorni. Anche perché non avevo molto tempo a disposizione per giocare, perché comunque sia finivo di lavorare verso le 2:30 di notte, tornavo a casa. E ora che mi facevo la doccia e mangiavo, insomma, il giorno dopo mi svegliavo verso mezzogiorno, così, e giocavo relativamente poco. Ci misi più o meno 3 giorni, e praticamente dopo un po' mi stufai e decisi di cercare le soluzioni su internet, perché era davvero infattibile sta cosa. E dopo erano anche in inglese oltretutto. Però insomma, bene o male riuscì a farlo, tipo questo qua della Raimon che cerchiamo qui alla torre, il foglietto dice gli piace cantare in posti alti. In inglese era likes to sing in high places, quindi che vuol dire, detto con un accento molto italiano, gli piace cantare in posti alti. E quindi l'unico posto alto che conoscevo a quel tempo era la torre, anche perché in questo gioco l'unico posto più alto di tutti è la torre. Allora, se questo gatto evita di farsi menare per l'aria, ecco. Lululu, la la la. Quante volte te lo devo dire, non ne so niente. Inazuma che? Hai sbagliato persona. Non mentire, Marrano. Voglio gli appunti segreti della tecnica Ali di Fuoco. Lo so che ce li ha uno di voi, dammeli senza fare storie. La la la. Ehi ragazzo, dovresti dimostrare un po' più di rispetto. Aspettate! Quello è un impostore, io sono il vero Mark Evans. Come osi, sono io il vero Mark Ivan. Cioè, Evans.
ci sono due Mark. La la la. Davvero interessante. Ok, provate a rispondere a questa domanda. Darò gli appunti segreti della tecnica di fuoco solo al vero Mark. Allora è come pensavo, sei tu che hai gli appunti, fellone e menzognero. Quale domanda? La la la. Prima di tutto andate in fondo alle scale, tutti e due. La la la. Immagina di trovarti di fronte a un nemico troppo forte per te, proprio non riesci a batterlo. Allora, Mark, Ivans, giusto? Dimmi, che cosa faresti? Solo uno stolto continuerebbe a combattere contro un nemico troppo forte. Se non posso batterlo, troverò un'altra strada per raggiungere la mia meta. La 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 la, capisco, e tu invece cosa faresti? Io non mi arrenderei mai, continuerei a combattere fino alla vittoria. Anche se perdessi 100 volte, quella dopo potrebbe essere la volta buona. Joseph, non arrenderti. Allenatore. Che ti salta in mente, eh? Pianta di perdere tempo e vai subito in campo a giocare. La la la. Allenatore, tanto non serve a niente. Contro di loro non abbiamo mai vinto, è inutile. Invece di farmi umiliare preferisco restarmene qui a strimpellare la chitarra e a cantare. Joseph, non arrenderti. Anche se dovessi perdere 100 volte, quella dopo potrebbe essere la volta buona. Quelle parole. Ivans. Mark Ivans. Sì, sei tu. Eh? Ora è tutto chiaro, l'impostore. Sei tu! La palla dove stava? Ah! Ai! Il falso Mark era uno studente della Shuriken! Maledizione, mi hanno scoperto, mi dileguo! Ehi Mark, non dovremmo inseguirlo? Mark! Wow, quel tiro era incredibile! Allora, sei proprio tu Joseph Yosema, il lupo della Raimon! La la la, era da tanto che non mi chiamavano così. Avvicinati, fatti vedere bene in faccia. Quegli occhi... La linea della bocca e più di ogni altra cosa quelle parole. Le stesse parole dell'allenatore. Intendi mio nonno? Non ti arrendere, proprio così. È ancora presto per arrendermi, allenatore. Eh? La la la. Ok, avete vinto, ho deciso che vi aiuterò. Evviva, grazie! A proposito, ultimamente mi è venuto spesso a trovare Gregory Smith. Mi domando se non abbia a che fare con tutta questa faccenda. Eh? Anche lei conosce il signor Smith? La la la. Non lo sai? Gregory era un amico dell'allenatore. Anzi, di tuo nonno. Negli ultimi 40 anni dopo l'incidente, ha continuato a dare la caccia al Red Ark. Quale incidente? La 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 la. Un giorno capirai anche tu. Ora è meglio che vada da Hillman, altrimenti si arrabbierà. Ci vediamo più tardi, ragazzo. Mark, andiamo a cercare la prossima vecchia gloria. Seguiamo gli appunti per capire dove potrebbe trovarsi. Ecco, questo quella volta fu l'unico che trovai per ultimo. Anche perché essendo l'ultimo è l'unico che potevo trovare per ultimo. Il prossimo lo trovai alla stazione. I giovani d'oggi sono proprio maleducati, che vergogna! Non seccarci, nonnetto! Che sia... Mark, prova a dare un'occhiata agli appunti. Dunque, Edward Glaston, avvoltoio della Raimon, non sopporta chi infrange le regole. Che sia lui? Scusi, lei è il signor Glaston? Che vuoi, non vedi che sto parlando? Non interrompermi. Ah! Accidenti, non vuol darmi retta. Tranquillo. Mentre aspettiamo che finisca la ramanzina, andiamo a fare una passeggiata. I giovani d'oggi sono proprio maleducati, che vergogna. Come mai Glaston è qui? Strano, poco fa dall'altra parte, andiamo a vedere. Ehi, ma che succede? Vergogna, 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 vergogna! Aiuto! Ehi, Mark, sarà questa una delle tecniche della Shuriken di cui parlava l'allenatore? Proprio così. Si tratta di una famosa tecnica ninja illusoria. Kagebushin no Jutsu! Allora, riuscite a capire chi è quello vero? Sono io, Glaston, vergogna! No, sono io, Glaston, vergogna! Qual è il vero Glaston? Nessun problema, il vero Glaston era chiamato l'avvoltoio della Raimon. Sicuramente lui saprà come stoppare la mia pallonata. Pallone che esce da non si sa dove ogni volta.
Accidenti! Mi hanno scoperto, mi dileguo! Era uno studente della Shuriken a fingersi Glaston. Avete visto come ha stoppato il mio tiro? È proprio Glaston della leggendaria Inazuma Eleven! La prego, ci aiuta a migliorare il nostro gioco. Lasciami stare, ormai l'Inazuma è storia passata. Il fango, due allenamenti quotidiani. Sì, a quel tempo ci divertivamo molto. Infatti, però ormai tutto è cambiato. Ormai sono vecchio. E ho paura che Red Arc possa prendersela con la mia famiglia. Non voglio rovinare la vita che conduco adesso. Mark, che facciamo? No, non ci sto. Lo stop di poco fa parla chiaro. Lei ama ancora profondamente il calcio, non è vero? Tu ami profondamente il calcio, non è vero? Allenatore. Edward, che cos'hai? Io non ho talento, lo so. È inutile che giochi. Edward, non dire così. L'importante non è il talento, ma l'impegno che ci metti. Perché tu ami il calcio, non è vero? Signor Glaston, tu sei il nipote dell'allenatore, il nipote di David Evans. Papà! Caro, che ci fate voi qui? Ho sentito tutto, tu devi riprendere a giocare a calcio. Ami troppo questo sport per abbandonarlo, non devi preoccuparti per noi. Papà, voglio vederti giocare a calcio, dai, per favore. La prego, signor Glaston. Avete ragione, stavo per rovinare davvero tutto quanto. Va bene, vi aiuterò nel vostro allenamento speciale. Evviva! È ancora presto per ringraziarmi, scoprire che allenarsi con me non sarà una passeggiata. Ok, ora vado a cercare Seymour, a più tardi. Mark, andiamo a cercare la prossima vecchia gloria. Seguiamo gli appunti per capire dove potrebbe trovarsi. Ok, questa non me la ricordo. Questa davvero non me la ricordo. Appunti di Builder. Fumetto spinto. Ah sì, ok. È un vero intenditore di sport. Ok, ho capito. Questo praticamente si trova... Aspetta, fammi ricaricare. Al negozio di articoli sportivi in centro, vicino al... Questi che c'hanno? Pazzesco, sì, è vero. Si trova praticamente dopo... vicino al ristorante cinese. Questo fu il secondo che trovai, sempre grazie alle guide su internet. Lavati di mezzo, fuori dal mio negozio! Cavolo, questo è tosto. Quello non era uno studente della Shuriken? Cosa sarà successo? Andiamo a vedere. Che vuoi, moccioso? Adesso sono di cattivo umore, se non compri niente, fuori dai piedi. Lei è il signor Costan Wilder dei leggendari Nazuma, non è vero? Siete il moccioso di cui mi ha parlato Hillman? Perché mai dovrei giocare contro dei ragazzini? Perché ci potete aiutare a battere la Shuriken. Il nostro sogno è vincere il torneo nazionale e diventare i numeri uno. Voi vincere il torneo nazionale? Non farmi ridere. Ho sentito parlare di voi, avete rischiato che il club venisse chiuso. Ormai non gioco a calcio da anni. Non ha senso che riprenda adesso. Non ha senso giocare a calcio senza di lui. Lui chi? Adesso basta, non insistete, non verrò mai a giocare con voi. Non disturbate nel mio negozio, fuori, fuori! Due delle vecchie glorie hanno deciso di aiutarci, ma Wilder non ne vuole proprio sapere. Accidenti, l'allenatore ha detto che non va d'accordo con lui. Proviamo a parlare di nuovo con il signor Sweet. Dopo questa riuscì un pochino a sbloccare la situazione. Praticamente l'ultimo che trovai appunto era la torre, e poi dopo alla fine riuscì insomma ad andare avanti senza troppe difficoltà. Davvero ragazzi, giocare un gioco in cui non si sa la lingua è un'ammazzata. Infatti è per questo che io diciamo iniziai a studiare le basi del giapponese dopo il primo Inazuma Eleven. Infatti sul terzo, bene o male, riuscii a, diciamo, a gestirmi dove andare tra bene e male. Insomma, ci misi un pochino di tempo a capire bene i nomi e le cose, però una volta presa la mano, insomma, diventa abbastanza semplice la cosa. Allora, Mark, come va con l'opera di convincimento? Mark racconta tutto a Sweet.
Capisco, come immaginavo, Builder è un osso duro. A proposito, Builder ha parlato di una persona, ma non ci ha detto chi fosse. Probabilmente si tratta dell'allenatore, tuo nonno, David Evans. Mio nonno? Constant è sempre stato irascibile e creava un sacco di problemi. Dava retta solo all'allenatore Evans. Per Constant, la sua scomparsa è stata un trauma così grande che non si è più mai ripreso. Allora basterà dirgli che tu sei il nipote. Non credo che vi crederebbe, è testardo proprio come Hillman. E anche se ti credesse, non sono sicuro che accetterebbe di collaborare. Se almeno avessimo una prova concreta che gli riporti alla mente tuo nonno. Una prova concreta? Mark, non ti viene niente in mente? Mamba ha buttato tutto quello che il nonno ci aveva lasciato. Mi è rimasto solo il suo quaderno e... I guanti! Certo, i suoi guanti! I guanti? E che ci facciamo? Non lo so, ma è l'unica cosa che abbiamo. Intanto andrò a casa a prenderli. No, non ce li hai a casa. Io so dove sono i guanti. A meno che quello che penso io non è una tecnica segreta. Potrei anche sbagliarmi e forse quella che penso io è la tecnica segreta. Praticamente nella stanza chiusa del club di calcio. C'è una stanza lì, ma non mi ricordo se ci sono i guanti o se c'è una tecnica. Non riesco a trovarli, l'ho cercati dappertutto. Non li avrà mica buttati. Nonno, che posso fare? Voglio affrontare la squadra leggendaria che hai creato tu. Voglio sottopormi al loro allenamento speciale. Solo così i miei sogni potranno diventare realtà. Ma cosa posso fare, nonno? Mark, tieni. Oh. Brava mamma. Ah, eccoli. I guanti del nonno. Li ho trovati in fondo all'armadio. Evviva, grazie mamma. Con questi riuscirò a convincere il signor Builder. Mark. Ti prego, non fare niente di rischioso, mi raccomando. Hai detto qualcosa? Niente, niente, mi raccomando, torna prima di cena. Sì, non ti preoccupare. Adesso che guanti posso tornare al negozio di sport. Oh yeah, baby, convinciamo anche l'ultimo della Inazuma leggendaria! Builder! Non era necessario, lo so. Non mi giudicate, vi prego. Allora, vecchio! Oh, scusami. Se non compri niente, togliti di mezzo. Ancora. Sei fissato, eh? Signor Builder, ancora tu? Sei proprio un moccioso testardo. Ti ho già detto che è inutile, non ho intenzione di giocare a... Ma quei guanti che hai in mano sono i guanti di mio nonno, David Evans. Che cosa? Sei davvero il nipote dell'allenatore Evans? Ora capisco. E va bene, proprio perché sei tu ti aiuterò. Ma una condizione: vieni nel magazzino segreto e porta con te i guanti. Il magazzino segreto si trova in fondo alla zona del centro, tutto chiaro? Ah, vedi di non scappare. Io non scappo. Casomai quello che scappa sei tu. Per di qua? Sì, già l'ho visitata questa area. Però era chiusa. Invece adesso è aperta, baby. Qui c'è uno scrigno. Dovrebbe essercene un altro, se non vado errato. E invece erro. Vabbè, fa nulla, entriamo. Oh, questo è un posto segreto, leggendario. Strano che nessuno l'abbia ancora demolito. A meno che qualcuno non ha ancora l'atto notarile del posto. E che ci fa un campo in un posto del genere? Quanto ci hai messo, Mark? Pensavo che te la fossi tirata a gambe dalle paure. Non si chiama la gente così, senza preavviso, sei sempre il solito prepotente e maleducato. Ehi, Garrett, hai qualcosa da ridire per caso? No, niente. Sei pronto, Mark? Tra poco io e Garrett ti faremo vedere la tecnica ali di fuoco. Se riuscirai a fermare questo tiro, accetterò di aiutarvi. Builder, non ti pare di esagerare? Silenzio! Solo l'allenatore era in grado di fermare la mia tecnica ali di fuoco. Se questo ragazzo è davvero suo nipote, non dovrebbe essere così difficile per lui. La la la...
Ragazzo, sei riuscito a portare Constant fin qui. Sappi che se vuoi scappare, fai ancora in tempo. Questo colpo è potentissimo. Persino Seymour si è fatto male provando a bloccarlo. Mark, che vuoi fare? Che domanda, è logico che ci proverò. Poter fermare una tecnica della leggendaria Inazuma è un onore per me. Ce la farò, vedrete. Che presuntuoso. Anche se sei nipote di Ivan, se non ci andrò leggero. Sì, però c'è da dire che... parte penso che lo diranno loro, quindi non ve lo dico io. Nonno, dammi la tua forza, ti prego. Pazzesco! Che tiro potentissimo! Allora che te ne pare? Ti sei reso conto dei tuoi limiti? Non impareresti le tecniche degli Inazuma Eleven nemmeno se vi allenaste 100 anni! Come pretendi di vincere il torneo se neanche noi ci siamo riusciti? Lascia perdere i sogni! Constant! Maledizione! Io non mi arrenderò mai e poi mai, capito? Constant, non arrenderti mai e poi mai, capito? Allenatore... voglio provare di nuovo, questa volta ce la farò. E che è? Dragon Ball è diventato. Ah. Mano del Colosso, così la impara? Io non mi ricordo nulla di questo gioco. Ora è ufficiale. Ce l'ha fatta. Questa è la tecnica di parata più forte che ci sia. Solo Ivan sarà in grado di usarla. Mano del Colosso. Ce l'ho fatta! Grande Mark! Evviva! Ha fermato il mio tiro. Niente male. La mano del Colosso. Nemmeno io sono mai riuscito a padroneggiare questa tecnica. Seymour. Che ne dici, Constant? La passione per il calcio di questi ragazzi non ti fa pensare a noi 40 anni fa? Insegnare loro le nostre tecniche sarebbe importante non solo per battere la Shuriken. Sarebbe anche un modo per affrontare Ray Dark. Così come avrebbe voluto l'allenatore Evans. Come avrebbe voluto l'allenatore. Esatto, non possiamo più scappare. Ormai sono passati 40 anni da quell'incidente che ha cambiato le nostre vite. Sono con te, capitano! Ehi, mocciosi! Una promessa è una promessa. Contribuirò anch'io al vostro allenamento speciale. Davvero? Era tanto che non mi divertivo così. Ah, prima che mi dimentichi, prendi questi. Bene, ragazzi! Questa tecnica è fantastica. Sono gli appunti segreti della tecnica Ale di Fuoco. Nathan, ti chiami così, vero? Sono sicuro che tu potresti sfruttare al meglio questa tecnica. Io? Quegli appunti segreti finiranno tosto nelle nostre mani. Finiranno tosto? Cosa? Chi è? Sade Bluesy! Jupiter Jumper! Galen Thunderbird! Morgan Sanders! Siamo del club di calcio della Shuriken! Affrontateci in singolar tenzone! O siete troppo pavidi? Che presuntuosi! Non vi consegneremo mai gli appunti segreti! Pronti, ragazzi? Prontissimi! Questi appunti segreti sono sprecati per voi! Che ti ridi? Schifoso! Mo ti faccio vedere io! Avanti, para questo, Dragon Crash! Ah! Beccati questo. Che ve ne pare? Mi pare che ho vinto. Tu che dici? Perfetto, Mark sarà di livello. Ottimissimo, ottimissimo. Sacripante! Hanno contrastato le nostre tecniche illusorie, le abbiamo sottovalutati! Ma che state facendo? Maestro!
Chi è questo vecchietto? Tu sei Higashima, Senmi Kajima! Che sorpresa, pensavo fossi morto! Ma che cosa, poverino! Oh, ma guarda se non è lo sciocco nipote di quel fastidioso David Evans! Ed ecco i nonnetti delle Nazuma riuniti tutti qui! Senti chi parla! Gli appunti segreti sono nostri, dileguiamoci! Ah, fermi! Accidenti, ci siamo distratti pensando di aver vinto la sfida! Ora non potremmo più usare ali di fuoco! Tranquilli, possiamo insegnare la tecnica anche senza gli appunti segreti! Basta che seguiate le nostre istruzioni per imparare la tecnica ali di fuoco! Grazie! E così cominciamo l'allenamento speciale per apprendere la tecnica ali di fuoco. Gli esercizi delle vecchie glorie erano durissimi, ma il fatto di poter giocare con loro ci infondeva coraggio e nessuno pensò mai di arrendersi. Ogni giorno ci allenavamo con tutte le nostre forze fino al momento della partita con la Shuriken. Mark, vieni un attimo! Ehi là! Wow, il campo è diventato bellissimo! Mio padre è troppo buono, non vi meritate un campo del genere. Che bello, sicuramente ha voluto premiarvi per tutto l'impegno che ci avete messo. È vero, dobbiamo ringraziare il direttore. In questi giorni è molto occupato, anche io non lo vedo da un po' di tempo. Ah, sì? Comunque gli farò sapere che la sorpresa vi è piaciuta. Per i lavori ci vorrà ancora qualche giorno, quindi andate ad allenarvi da un'altra parte. Mi raccomando, giocate una bella partita come segno di riconoscenza verso il gesto di mio padre. Stanne certa. Grazie, Nelly. Allora, andiamo ad allenarci nel magazzino segreto. Ok. Però, tutto questo, Kuji, nel prossimo video. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e spero vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, trovate il link per Twitter. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con un nuovo video di Nazuma Eleven. Bye bye!